Nos, Carolus, imperatore del Sacro Romano Impero, re di Germania, di Castiglia e di Aragona e di entrambe le Sicilie, di Gerusalemme, di Ungheria, di Dalmazia e di Croazia, delle regioni di Navarra, Granada, Toledo, Valencia, Galizia, Sardegna, Cordova, Corsica, Murcia e Gibilterra, delle isole Canarie, delle Indie e della terraferma d'oltreoceano, arciduca d'Austria, duca di Borgogna e Brabante, conte di Fiandre e Tirolo, duca di Atene e Neopatria, conte di Rosiglione e Ceritania, marchese di Orestano e Gozzo, gradito ospite del nobile Gianfilippo Lavia. Ci degniamo concedere al nobile Gianfilippo Lavia il titolo di Regio Milite, cavaliere imperiale dello Speron d'Oro e domestico di corte, e al suo palazzo, che trovasi presso la chiesa di San Calogero, accanto alla Porta della Fera, il privilegio dell'immunitas per gli ospiti del palazzo stesso. Dato Nicosie, Dio, decimo quinques, mensis ottobris, non indizionis, anno domini 1535. Io errei. In occasione di tal visita, Nicosia appare ai nostri occhi città degna di distinzioni e privilegi che la ripaghino di cotanta bellezza e storia. E per tale ragione e per la devozione che la città mostra nei confronti del sovrano che noi, Carlo V, sommo imperatore del Sacro Romano Impero, rappresentiamo, confermiamo alla Civitas Constantissima e Fidelissima Nicosia tutti i privilegi, le grazie e le esenzioni di cui ha goduto insino ad oggi. La nostra sacra, cattolica, Cesarea Maestà si degna in particolare di concedere alla dicta città di Nicosia che in qualunque parte del regno siano arrestati per debiti e cause civili i cittadini nicosiani, essi devono essere subito rimessi al loro foro naturale ed essere giudicati dai giudici della loro terra. Concede l'istituzione del Tribunale dell'Appellazione, concede che i benefici ecclesiastici e delle pie istituzioni locali non siano dati a forestieri, concede l'istituzione dell'importante carica di sindaco e di ambasciatore e che la città giammai possa essere dismembrata dal Regio Demanio. Si consideri dunque tale nostra volontà inviolabile ed imperitura. Dato Nicosia, 15 ottobre, anno domini 1535.